Buongiorno carissimi, bentrovati in questo martedì della quarta settimana del tempo di Avvento. Oggi la liturgia della parola ci presenta due figure di donne. La prima la troviamo nella prima lettura tratta dal primo libro di Samuele, siamo al capitolo 1, ai versetti 24-28. Anna, che aveva chiesto a Dio il dono della maternità, dopo un po' di tempo viene esaudita e pertanto, dopo la nascita di Samuele, va nel santuario a Silo. E porta con sé un'efa di farina, un'otre di vino e poi immola al Signore un giovenco. Offre anche il figlio, lo affida ad Eli e Samuele, che è cresciuto insieme ad Eli, è diventato poi il primo grande profeta del popolo di Israele, anche la guida spirituale del popolo, una grande guida. Allora, la figura di Anna che cosa ci insegna un po' la sua storia? Che i doni più preziosi non vanno conquistati, ma vanno attesi. L'attesa di poter, ecco, ricevere questi grandi doni. E nel brano del Vangelo troviamo un'altra figura di donna, Maria, e il Magnificat che leggiamo oggi nella liturgia, siamo al capitolo 1 di Luca, i versetti 46-55, è proprio un compendio, un riassunto di tutta la storia della salvezza, partendo un po' da Abramo fino a Maria. Dio guida veramente la sua storia con un amore misericordioso e le grandi opere Dio le può compiere servendosi di coloro che si fanno piccoli e quindi intendono anche servirlo con fedeltà nel nascondimento, nel silenzio adorante. Quindi ecco che Maria si presenta a noi come la donna che è l'ancella del Signore, che è stata umile nella sua vita. E si è messa nella disponibilità perché quella parola si facesse carne nella sua esistenza. Bene, queste due figure di donne, questi due doni che hanno ricevuto, questa lode che si innalza a Dio per quello che hanno ricevuto, è una scuola per ciascuno di noi, una palestra di vita, perché possiamo veramente rendere grazie al Signore per quello che ci dona. E per le meraviglie che inaspettatamente ci giungono nel nostro cammino terreno, perché veramente i doni più preziosi non vanno conquistati, ma vanno attesi. E Dio non manca sicuramente di venire incontro a ciascuno di noi. Queste due figure di donne ci aiutino un po' a proseguire il nostro cammino in questa feria di avvento per il Natale ormai imminente, che realmente sempre di più nella nostra esistenza ci sia questo rendimento di lode al Signore per quella storia che poi con il tempo si realizza, perché è ovvio che Anna ha dovuto attendere un po', tutta l'umanità ha atteso per la venuta del Messia, ma i tempi di Dio non sono i nostri tempi e nell'attesa fiduciosa, ecco, grandi cose il Signore compie per ciascuno di noi. Buona e santa giornata e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.